92esima edizione degli Oscar, veramente sorprendente. Questo 2019 è stato un anno grandioso per quanto riguarda il cinema. Non si può realmente parlare di sconfitti perché alla fine la qualità era talmente tanto alta che qualsiasi film vincitore o perdente è comunque una grande vittoria per il cinema a 360 gradi. Sicuramente il mio momento preferito di questa serata, nonché un momento sorprendente e inaspettato, è stata proprio la vincita come miglior regia e miglior film di Parasite. Non ho fatto altro che ripetere che nel mulino che vorrei Parasite porta a casa tutto quanto perché era stato candidato a 6 nomination. Però ecco, in una gara dove ci sono anche 1917 e Once Upon a Time in Hollywood, che sono due film molto amati comunque dalla cultura americana e dalla cinematografia americana, Bong Joon-ho non aveva così tante possibilità se non appunto per il miglior film internazionale e per la miglior sceneggiatura originale. Ma vederlo trionfare anche alla regia e al miglior film dell'anno per me è stata una grandissima emozione. Qualche pelo nell'uovo però lo devo trovare, per esempio nella categoria migliore animazione, dove assolutamente mi aspettavo vittoriosi o Klaus o Missing Link o addirittura Dov'è il mio corpo. Invece il vincitore inaspettatamente è stato Toy Story 4, il che mi fa pensare che in realtà è stata premiata la saga in sé per sé invece che il titolo, perché sicuramente fra i quattro film di Toy Story è quello più debole, per quanto bello e delizioso non è assolutamente da paragonare agli altri tre film che ho precedentemente nominato. Speravo veramente tanto in Klaus e invece alla fine c'è stata questa piccola delusione che non mi sarei proprio aspettata. Ma vabbè, non possiamo avere tutto dalla vita e io sono comunque felicissima così per il grande Parasite e per questo nuovo cinema di genere che finalmente sta prendendo piede e lo stanno riconoscendo.